cipolla, qua la metti intera, non devi stare a tagliarla a metà. Chiudi, contenitore a chiusura ermetica. Sopra moltiplicatore di velocità, serve a non fare fare fatica alle signore quando lo vanno a utilizzare. Si chiude, un segato alla veneziana, un'insalata, lasci i pezzi grossi. Voi andate il marito alla scarpa, i figli non la mangiano, volete farla bella fina, continuate a tritare, se volete la crema, due gocce d'olio o due gocce d'acqua e la crema la vai a fare. Però neanche il tempo di scaldare l'olio, la cipolla in pochi secondi, l'avete già fatta. Qua lavori con prodotti morbidi o duri, vuoi per esempio andarti a fare un'ottima bruschetta, pomodoro ve lo metti all'interno intero. Ora se vuoi già aggiungi qualche fogliolina di basilico, uno spicchio d'aglio, chiudi. Qua neanche il tempo che vai a tostare il pane, la bruschetta l'abbiamo a pezzi grossi. Volete andare a fare la crudaiola, aglio e basilico, il condimento per la pizza? Ora pensate, se lavoravate con del pomodoro cotto era straordinario. Non fate l'errore che fanno tante persone, arrivano in fondo, fanno così, le lame non girano. Dovete lasciare e prendere. Devi arrivare a fine corsa, vedi, lo sai perché? Questo è il moltiplicatore, ogni volta che tu schiacci, se metti sotto, le lame non girano. Così ti girano tre volte, girano più veloci. E guarda, pensa se lavoravi con del pomodoro cotto, ti facevi una vera e propria passata, in pochi secondi la devi già arrivare. Thank you.
sono identica con un'altra parente. La cassa per tutti. Dai, vediamo se l'anello va giù.